E nell'ambito dei controlli alle frontiere intensificati in vista del G7, la squadra frontiera aerea della Polizia di Stato in servizio a Fontanarossa ha denunciato in stato di libertà un cittadino senegalese S.O, queste le iniziali, in arrivo da Parigi con un volo Transavia, accusato del reato di sostituzione di persona. L'uomo, al lato del controllo, ha infatti presentato un passaporto ordinario senegalese in corso di validità e un permesso di soggiorno, entrambi intestati ad un altro soggetto. Peccato per lui che gli operatori di polizia, analizzando la documentazione, si siano subito accorti che le foto poste su entrambi i documenti non ritraevano il passeggero controllato, ma un'altra persona.